subito. Com'è andata? Raccontaci un po' sto gol, sensazioni. Ma è stato una punizione laterale che avevamo provato anche in settimana. E il portiere poi ha fatto una gran parata su Bentivoglio, la palla è finita nel palo e ha percorso, diciamo, tutta la linea. E io ci ho creduto e l'ho appoggiata in gol. Ti ha stupito che nessuno intervenisse? C'era una palla lenta che andava dalla parte opposta. Hai detto: qua non va nessuno, vado io. Non lo so. No, in realtà, diciamo che di solito è il senso del gol che hanno gli attaccanti, nel senso che quando parte il tiro di Bentivoglio l'attaccante va verso la palla senza aspettare quello che succede. Diciamo che è successo dentro di me, che ho detto magari finisce lì, e ho proseguito la mia corsa e la palla è arrivata poi lì sulla linea, l'ho appoggiata dentro. Sì, è un peccato perché sono stati due palloni molto belli che pensavo, nel mentre la palla arrivava, pensavo che di riuscire a fare un po' di più, ecco, perché erano proprio perfetti. E un po' un peccato perché magari se segnavamo lì, poi mancavano penso 10 minuti alla fine, perché poi sono state ravvicinate entrambe, poi magari potevamo riuscire a portare a casa la partita. Ma negli ultimi 20 minuti sì, dal campo c'era la sensazione che potevamo provare a vincerla. È ovvio, però poi di fronte avevamo una squadra come il Frosinone che è stata costruita per stravincere il campionato. Quindi dai, poi alla fine il pareggio ci sta. Ma no, non c'entra l'euforia, secondo me è stato un episodio dove lavoreremo in settimana per migliorare l'errore che abbiamo fatto, però ecco, no, è stato un episodio di gara. Sì, perfino banale nella sua dinamica, nel senso una palla sul secondo palo, come ne arrivano molte, cioè che 9 volte su 10 la liberate. Eh sì, poi però sì, però poi Sodimo ha messo una gran palla e Ciofani, il quinto loro, Matteo Ciofani è stato molto bravo a crederci. Sono palle che sembrano banali, però in realtà sono molto insidiose perché sono dietro la linea difensiva e il portiere fa un po' anche fatica ad uscire. Quindi sono palle che attraversano un po' tutta l'area così e purtroppo abbiamo preso gol. Sì. No, no, era per un blocco che poi ho preso una testata con Ciofani, no, nulla di che. Roberto Monforte, Radio Idee di Frosinone, sì. La vostra è una gran prestazione, ma vi aspettavate qualcosa in più anche dal punto di vista offensivo dal Frosinone? Siete stati voi molto bravi non solo a contenere ma anche a creare, a ripartire, proprio con lei che non solo in occasione del gol ma almeno in altre due occasioni si è reso pericoloso. Ma no, il Frosinone secondo me ha fatto la partita che doveva fare, nel senso che comunque non è venuto qui all'arrembaggio, ha fatto una prestazione molto accorta, attenta. E secondo me ci avevano, diciamo, studiato perché ci hanno lasciato poca profondità, e che è cosa che i nostri attaccanti di solito vanno a nozze con molta profondità. Quindi hanno fatto una partita molto accorta e secondo me il pareggio alla fine è giusto. Grazie. Prego. Bilancio di queste 3 partite in 8 giorni, 4 punti, come li accogli? Ma più che guardare i punti io guarderei, diciamo, le prestazioni. Abbiamo fatto 2 partite importantissime contro Empoli e Frosinone e sono prestazioni che secondo me ci devono dare ancora più convinzione dei nostri mezzi e che possiamo fare un gran campionato. E di mezzo c'è la prestazione di Cittadella, dove secondo me siamo mancati in un pizzico di cattiveria, di rabbia, di fama.
di fame, scusa. E quindi ecco, un peccato per martedì, però secondo me è stato importante essere subito ripartiti col piede giusto da oggi. Un'ultima cosa, che sapore ha sto gol in Serie B? La categoria che ti sei riconquistato con molta pazienza e umiltà, insomma, ripartendo. Ma far gol è sempre bello, poi ovvio se fai gol e vinci è un valore aggiunto, però ecco, una bella soddisfazione, quella sì. Una soddisfazione che vuoi dedicare a qualcuno in particolare? Ma a mia mamma, che pochi giorni fa ha fatto gli anni, quindi lo dedico, mi segue sempre in casa, in trasferta, quindi lo dedico a lei. Grazie. Queste prego, le voi, parole ciao. Di